Mia moglie non è mai stata gelosa perché non ha mai partecipato a vedere film. Anzi, adesso, nonostante quello che ha, ogni tanto ci capita di vedere su Canale 34, su altri, Rai Play o i film. Fa, però, la componente a Savina, adesso non dicono tanti anni. E io dico, vabbè, erano le scene, sì, le scene, però ha sempre preso così, è sempre stata amata da tutte le attrici, la Fenech l'adorava, tutti ancora oggi quando ci salutiamo con la Fenech che vive a Lisbona, dico la Fenech perché con lei ho girato 11 film, più che con gli altri, ci salutiamo alla fine, un bacione a Lucia, come sta, gliela passa, ed è l'unica che ricorda bene mia moglie, no, c'è stato sempre un bel rapporto con tutti. Di grande, perché io sono stato intelligente, ragazzi, io sono un pugliese, noi pugliesi abbiamo un potere che gli altri non hanno, noi siamo più camaleontici degli altri, ci camuffiamo subito e diventiamo come ci conviene diventare in quel momento, non siamo opportunisti, perché io dico camaleontici? Perché faccio l'esempio di Milano, a Milano ci sono dei meridionali che vivono lì da 30 anni, da 40 anni, però siciliani, napoletani, calabresi non riescono a dire una parola di milanese, i pugliesi ci riescono un po' di più, tanto che molti pugliesi dopo tanti anni li scambiano, dicono ma tu sei veramente milanese o vieni dalla Puglia, questo è un patto per noi, quindi io ho sempre pensato, questa è la verità pura, ma io ci sono offesa a chiedere a questo di venire a letto con me, quando è bellissima. C'ha i migliori attori più belli d'Italia che si innamorano di lei, i ricchi, gli industriali, per sentirmi dire no, io no, non me lo voglio sentire dire, quindi la chiudo e trovo, a materia. Sto bene con mia moglie, ho ragionato male, no? Ecco perché oggi ho il rispetto di tutti. Papa Ratzinger mi disse, Lino, sposato una sola volta? E dico sì, santità. È strano, strano per il tuo lavoro, giustamente. Ognuno del mio lavoro ha avuto 3 mogli, 4 amanti, 5 fidanzate, poi improvvisamente dice faccio coming out e dice tutta un'altra faccenda. Chi lo sa la vita di questo? Troppo complicata. Poi per avere gli amanti devi essere chiacchierone, ti devi ricordare tutti, una Marco Grillo. Come fa? Poi sbaglio gli uni. La politica invece. C'era una domanda da mia parte, il rapporto con la politica, come è stato? Con la guida? Con la politica magari, no, con la guida magari parliamo dopo. Ma... Con la guida ha un marito stupendo che è Gianni Dorelli. No, con la politica sempre è stato, io ho votato, forse ho sbagliato, ho votato sempre l'uomo, non il partito. Io ho aiutato, pensate, Walter Veltroni a fare la campagna a diventare sindaco, che se c'è una cosa lontana dalla mia idea è proprio il fatto di quel partito proprio di sinistra pura come è quella di Veltroni. Un'altra volta sono diventato anche quando conobbi personalmente Craxi. Craxi dice, vuoi fare il senatore in Puglia? A me. Dico, Betti, io devo far ridere. E lui fa, è perché noi che facciamo. Quindi è stato anche sincero. Conosco l'uomo e mi piace l'uomo, se mai lo voto e non capisco niente di quel partito al quale appartiene. Questo è un errore da parte mia, però io mi affeziono, sono un pugliese curioso che si affeziona alle persone, non c'è niente di male. E non è un momento di capirla molto bene la politica, forse riusciamo ad andare avanti se facciamo finta di non capire per come stanno andando le cose. Ma Draghi non lo so perché, senza fare il nome, visto che stiamo parlando di politica, mi viene, chissà perché, da chiamarlo Mario Azeglio Draghi, perché mi ricorda la vita di Ciampi, in qualche modo. A voi non va data questa impressione. Quindi se diventa Presidente della Repubblica, credo che noi siamo pure contenti, in effetti, no? È una persona che ci sa fare, allora. Come io sono innamorato del vostro governatore, a mamma calma, piace, e io vivo a Roma da 60 anni. Ma speriamo che diventa un'altra volta governatore, perché qualcosa di buono per lo spettacolo, per la film commission l'ha fatta e la sta facendo.